fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Madre della Divina Grazia, salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e dimostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o via, o dolce Vergine Maria. Ecco, adesso viene portata la statua della Madonna in Duomo. Tutti noi non entriamo, perché entreremo poi dalla porta. Do it, boss.
Jesus.
facciano in terra gli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. E veniamo con il cuore e con tutta l'anima. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, è troppo lontano da te. Non è nel cielo, perché tu dica, chi salirà per noi in cielo, per prendercelo? Sfavillate di gioia con essa, voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni. Succhierete deliziando all'abbondanza del suo seno, come la prosperità, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia, saranno accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. In Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca. La mano del Signore si farà manifesta ai suoi servi. Parola di Dio. Antonio Pinardi, Pellegrino Scarpa, Troilo Becchetti, Silvio Scauri, Antonio Franchi, Cesare Belloli, Giovanni Franco Bertinelli, Moderano Lucchetti, Camillo Mondino, Matteo Marchetti, Pompilio Marchetti, Antonio Barulla, Giulio Barella, Camillo Baroni, Moderano Nenni, Gio Lottici, Altegero Bombici, Pellegrino Lottici, Antonio Maria Lottici, Tommaso della Bellina, Orazio Tebaldi, Genesio del Bosco, Giulio Becchetti, Roccardo Belloni, Genesio Lucchetti, Cesare Pizzi, Carlo Belloni, Amedeo Belloni, Roccardo Franchi, Angelo Simonazzi, Antonio Franchi, Pellegrino Belloni, Martino Baratta, Cesare Cavalli, Orfeo Marchetti, Giorgio Capri, Francesco Bernini, Flaminio Pizzi, Antonio Bardini, Pietro Simonazzi, Giulio Lucchetti, Francesco Giovanetti, Giuliano Pinardi, Marco Antonio Scauro Scariotti, Giacomo Ghirolfi, Damiano della Ferrara, Giulio della Preda, Roccardo Pedrelli, Genesio De Sarti, Lorenzo Groppardi, Giovanni Maria Tambellini, Giovanni Goresi, Federico Goresi, Bartolomeo Freoli, Ottavio Bombici, Mercurio Simonazzi, Camillo Baroni, Bernardo Pagacini,
Cesare del Signore, Bartolomeo della Pietra, Pietro della Pietra, Pietro d'Amedeo Belloni, Andrea Lodi, Matteo Rugani, Angelo Bandiera, Antonio Genesio Maffini, Giovanni Consigli, Giovanni Schiaretti, Giovanni Cavalli, Giovanni Cornazzi, Gian Antonio Squarcia, Floriano Moretti, Sinibaldo Belloni, Domenico Galli, Moderando Marchetti, Pompeo Franceschini, Paolo Scariotti, Gian Antonio Centolani, Antonio Marchetti, Gianfrancesco Lucchetti, Giovanni Franti, Percetano Tamberlani, Giacomo Gatti, Antonio Bagazzi, Giovanni Baroni, Genesio e fratello Franti, Camillo Pinardi, Giuliano e fratello Rizzardi, Camillo Scauri Scariotti, Antonio Belloni, Cesare Malpeli, Camillo Gruppardi, Annibale Bardoni, Batto Gualugalini, Simone Marchetti, Scipione Pinardi, Angelo Goresi, Tommaso Bernieri, Abbondio Orsella, Giovanni del Signore, Moderato della Pietra, Cesare della Sinella, Tommaso Belloni Fucamillo, Ancestino Morelli, Massimo Scariotti, Graiano Galantini, Percetano Caprari, Camillo Cavalli. Tutti costoro, appartenenti alla terra del predetto Verceto, nonché gli 8 signori reggenti del comune qui presente, essendosi congregati processionalmente come sopra, e trovandosi che formano e rappresentano la comunità intera, e le persone tutte di questa terra, standosi qui radunata la maggioranza e più di 2/3 parti, considerate insieme partitamente perché valevoli, essi a Dio per gli impatti. Con l'assistenza degli illustrissimi signori ufficiali di diritto luogo e dei predetti signor prevosti canonici e sagrista della chiesa parrocchiale, avuto purtroppo il consenso delle donne di Verceto, se non di tutte, certo della maggior parte di loro esistenti nella predetta processione, volendo e intendendo aggiungere venerazione di inculto e placare la collera dell'onnipotente Dio, e nei presenti pericoli del male contagioso rendere Dio propizio a se stessi e al popolo tutto quanto. Spontaneamente e liberamente, a unanimità e a una voce tutti quanti, come sopra si votarono, e fecero e fanno voto all'onnipotente Dio e alla gloriosissima sempreverde Maria, con la riserva e con la protesta però di avere il consenso dell'infrascritto illustrissimo e reverendissimo signor vicario apostolico della Curia Vescovile di Parma, e non altrimenti, come qui sotto vale a dire. E per placare l'ira di Dio, per ottenere il perdono dei peccati e la liberazione dagli presenti mali di peste e contagio che di presente così fortemente incomincia regnare in questa terra, detti uomini e popolo fanno voto solenne a sua divina maestà e alla gloriosissima sempreverde Maria, che per l'avvenire tutto detto popolo e i suoi successori sono obbligati solennemente a festare la festa della visitazione della prefata gloriosissima Vergine Maria, che viene alle 2 del mese di luglio, e in giorno tale processione solenne comportare in processione l'immagine santissima di detta gloriosissima Vergine, che si ritrova nel convento di Sant'Agostino fuori dalle porte di Verceto, addimandata alla Madonna delle Grazie, alla quale tutto popolo si è imbottito come sopra a cantare il vespro solenne in detta chiesa, di detto convento, in tal giorno fare l'elemosina detta gloriosissima Vergine Maria di 100 lire imperiali ogni anno, quali si dovranno spendere in ornamenti del suo altare e riparazioni di detta chiesa, e caso di priori di detto convento che saranno per quel tempo si opponessero a tale venerazione, da farsi dai signori prevosti canonici suddetti adesso e per allora si dichiara che il tutto sia fatto all'immagine della gloriosissima Vergine Maria del Santissimo Rosario, fondata in detta prevescura di Verceto. E di più, celebrare e solennemente festare in perpetuo la festa del glorioso San Rocco,
che oggi che è il giorno di Santa Barnaba Apostolo si è dato principio a tale opera con l'essersi fatta la processione solenne, con l'aver portata la suddetta Santissima Immagine della Madonna delle Grazie, quale processione però si trasferirà alla suddetta festa della Visitazione. Con questo però, in tal giorno di Santa Barbara, si dovrà avere dal detto popolo qualche sorta di devozione a detto santo. Così rogarono per mezzo a me notaio in fede che, fatto come sopra nel piazzare davanti alla porta maggiore della chiesa parrocchiale del predetto Berceto, essendovi presenti il signor Moderano Marchetti, il signor Federico Bernuzzi, il signor Broccardo Pizzi, figlio del signor Federico, tutti testimoni assistenti, presente pure Giovanni Cavalli, figlio del signor Domenico, 1630 a.D. 11 giugno, rogito di me, Giovanni Caprara Notaio, pontificato di Urbano VIII.